Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi parliamo di calcio. Lo facciamo assieme a Tobia Sergi, che è alla mia destra, che è il capitano del Zauler Avuiese. Lo facciamo assieme a Roberto Serbottini, che è alla mia sinistra, che è il vicepresidente della squadra, e lo facciamo assieme a Paolo Furlan, che della squadra è il segretario. Grazie per essere venuti nei nostri studi. Ieri c'è stata la presentazione congiunta a Muggia della Sì. squadra e anche della Triestina Primavera. Partiamo da questo, Serbottini, Sì. questo, come si dice, questa sinergia, insomma. Diciamo sì, è la prima volta, no, che viene fatta una presentazione della nostra squadra, con la squadra, diciamo la seconda squadra della Triestina, che giocherà per tutto il campionato sul nostro campo sportivo dello Stadio Comunale Zaccaria. È una bella sinergia anche in discorso raffrontare opinioni, commenti e giocatori, e quindi andiamo avanti con tanto piacere. È una sinergia, Furlan, alla quale si è arrivati facilmente o non così facilmente, appunto. Beh, diciamo che sicuramente uno dei primi passi della nuova dirigenza della Triestina è stata quella di cercare contatti e sinergie con il territorio. Potendo contare sulla gestione di due impianti sportivi, lo Zauler ha offerto la propria disponibilità alla Triestina, in particolare alla Triestina Primavera, si allena e giocherà le partite di campionato allo Stadio Zaccaria. Da lì comunque è nata un'intesa, i presidenti si sono subito compresi e capiti. E crediamo nasceranno anche delle buone cose in prospettiva per quanto riguarda i giocatori, lo scambio e perché no, la possibilità anche per qualche ragazzo dello Zaule di poter calcare qualche campo più importante, una squadra di categoria come quella della Triestina, pur se siamo contenti anche se gioca nella nostra Tra categoria eccellenza, di l'altro, eccellenza. voi cominciate già sabato. Sì, quest'anno, cioè come ogni anno Sì, si parte sempre prima, sono no? sempre prima. Sabato abbiamo il primo test ufficiale in Coppa Italia contro il Bria Lignano, che sulla carta oserei dire sia una corazzata. E sarà un bel test di prova. Noi siamo un gruppo un po' rinnovato dall'anno scorso, abbiamo cambiato qualcosa, è stata un'estate un po' turbolenta, però sono arrivati altrettanti giocatori giovani, di valore, e sicuramente venderemo cara la pelle sul nostro campo, che Perché la spesso. partita è in casa Sì, 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 ed sì. è per Coppa Italia, no? Se non Sì, mi sbaglio. Coppa Invece Italia. il campionato quando parte? Il campionato onestamente non sono stati ancora stilati i calendari, quindi non abbiamo ancora date certe, almeno io non so, e dovrebbe partire con l'inizio di settembre. Mi permetto di fare un inciso. C'è questo momento di diatriba con la federazione per il discorso nuove leggi sullo sport. Ecco, difatti, Ecco, perché non hanno ancora. dipende da quello. No, dai, potrebbe essere, no? Di Potrebbe, ho solito hanno capito. già fuori anche le date dei campionati, Ecco, ma c'era questa perché preoccupazione di un possibile sciopero, addirittura. Ecco, di far saltare la prima giornata come perché manifestazione di difatti, protesta. ieri, durante la presentazione delle due squadre, il presidente dello Zaule ha posto l'accento, insomma, Sì. ha accennato a queste problematiche che poi riguardano anche, e noi ne parliamo molto spesso di queste cose durante Trieste in diretta, perché riguardano anche il mondo del volontariato, cioè le società sportive dilettantistiche. Correggetemi se dico delle cose che sono improprie, sono delle associazioni di volontariato. Sì, due piccole differenze. Ecco, Nel volontariato puro sono società del terzo settore, alle quali perfetto. potrebbero anche aderire le società sportive, ma avendo delle certe leggi un po' particolari, le società sportive, parliamo di calcio, quello che diciamo la nostra materia, sono un po' fuori dal terzo settore, comunque rimangono sempre in un'alone di dilettantismo, no? Che però diciamo, viene in qualche modo, come posso dire,
la legge sul volontariato ha degli obblighi che sono burocratici, ma anche proprio che riguardano proprio la vita stessa delle società, che sono piuttosto pesanti. E adesso hanno fatto una cosa di nuova, per le società, parliamo dello sport, hanno fatto il contratto di lavoro sportivo, che è una cosa completamente nuova. Carte, più carte, no? Immagino. No, ma anche responsabilità ben precisa, perché sono contratti fatti per i cacciatori professionisti. Equiparare i cacciatori dilettanti diventa un problema. Non da poco conto. Prego, perché penso che questa sia anche materia sua. No, no, diciamo che è comprensibile dal punto di vista del legislatore voler regolare una materia, perché come sempre ci sono state delle distorsioni nella gestione di associazioni dilettantistiche sportive, però assimilarle poi per quanto riguarda soprattutto i contratti tra atleti, tecnici, dirigenti, perché il lavoratore sportivo comprende varie figure, varie categorie che operano all'interno di una società dilettantistica, è un po' azzardato. In tutto questo fa specie che la federazione non si muove, ha assunto tacitamente questa nuova legge. Ci sono state in vero delle proroghe, perché ad esempio degli adempimenti quanto il deposito dei nuovi contratti o il pagamento dei contributi previdenziali è stato rimandato al 31 dicembre, ma è un rimando. Prima o dopo bisogna pagarli. Tutto ciò da evidenziare che le società sportive dilettantistiche si basano, sì, è giusto assimilarle al volontariato, perché o è volontariato puro o si pagano rimborsi spese, e voler contrattualizzare una persona che paga dei rimborsi spese e paragonare un presidente di una società dilettantistica a un datore di lavoro mi sembra un azzardo anche da un punto di vista. Si ripercuotono su di voi giocatori queste cose in qualche modo, oppure fondamentalmente non è un problema che vi riguarda in maniera diretta? No, in teoria queste cose a noi non dovrebbero interessare, perché noi siamo lì puramente per fare sport, per divertirci, per stare bene insieme. Poi queste situazioni ovviamente si ripercuotono magari sui rimborsi spese, sull'economia di una società, che può andare in difficoltà, perché se una volta avevamo un modus operandi diverso, in questo momento qua probabilmente dobbiamo far fronte a delle spese che prima non avevamo, e quindi magari può andare in sofferenza proprio il sistema societario. Anche perché faccio degli incisi fiscalmente sui nostri rimborsi, sono veramente bravi ragazzi che si accontentano veramente di vero rimborso spese, sì, sì. Non parliamo di stipendi, qualche altra società lo fa, noi no. C'è una distonia in quanto tra l'anno sportivo e l'anno sociale. L'anno sportivo va dal primo giugno e finisce il 30 luglio dell'anno dopo. L'anno diciamo fiscale italiano è l'anno solare. Quindi ci troviamo sempre a dover... C'è una serie di complessità che appesantiscono comunque la gestione. Direi che si perde anche quella che è probabilmente la natura della società sportiva dilettantistica, ha una funzione principalmente sociale. Sì. Lo Stato fa ben poco, ad esempio la scuola fa ben poco rispetto a quella che è la funzione sociale dello sport, viene demandato tutto alle società dilettantistiche. Appesantirle significa dover fare i conti, il vicepresidente lo sa perché è onere suo, e quindi rischiamo veramente di aumentare anche quelle che sono le quote, i contributi delle famiglie. In questo c'è una piena sintonia con i problemi che vengono sottolineati appunto dal volontariato puro, no? Cioè l'idea poi che si vada quasi a snaturare il ruolo stesso di una società sportiva. Le sue parole, ho tanti amici che sono anche nel volontariato puro e stanno vedendo loro, lo stiamo vedendo anche noi, è sempre meno gente che si avvicina per quello che si può dire, dare una mano. Sì, perché sono talmente tante le incombenze, è difficile anche spiegarle, no? Qualche volta. Sì. È talmente un mondo
pieno di cose che dire, vado a fare il volontario, ma se vado a fare il volontario devo anche un po' divertirmi. Se poi assolutamente non mi diverto perché i problemi sono all'ordine del giorno, uno dice... Se poi ci mettiamo anche la burocrazia che nel nostro paese è sempre in agguato... Tante responsabilità per le figure che, dirigenziali, tantissime, fin troppe. E poi, ripeto ancora una volta, si rischia di dover aumentare la quota, perché poi la società si basa su contributi di sponsor che poi sono contributi volontari e nel momento economico attuale se ne trovano sempre meno, e quindi un'altra incombenza per le famiglie, e questo effettivamente dispiace, tanti si allontanano, quindi la funzione sociale alla fine, soprattutto per quel che riguarda i giovani, che poi si ritrovano in strada dove... Su questo forse si riflette meno. Obiettivi, credo che lo Zaulio Arabuiese abbia come obiettivo in primis di mantenere la categoria e di onorare la categoria d'eccellenza. Il massimo campionato dilettante. Diciamo che nella storia della società è stato il punto più alto, quindi siamo comunque contenti del risultato che anche l'anno scorso siamo riusciti ad ottenere. Poi sul campo quel che varrà, nel senso, se avremo la possibilità di toglierci qualche sfizio in più e magari giocarci qualche posto un po' più alto di classifica, lo faremo, però non abbiamo pressioni di nessun tipo nel dover fare progetti che in questo momento qua onestamente vedo un po' lontani. Allora, anche per scaramanzia, no? se c'entra anche la scaramanzia, sì, qua toccate terreno fertile, per dire la verità. Adesso questa domanda farà notare che io di calcio poco mastico, ma per esempio la rosa, quanti siete? La rosa è composta, adesso siamo in 20-25 giocatori, perché magari qualcuno si aggregherà alla juniores. Comunque in questo momento qua siamo 20 giocatori, okay, che poi effettivamente vanno in panchina e sono a disposizione dell'allenatore. In campo ci vanno 11. Sì. E poi ce l'ho ricordato, ecco. Poi ci si ruota, ecco, durante l'anno ci sono tante partite, comunque un impegno abbastanza importante perché si fanno tante partite, quindi c'è bisogno un po' di tutto. Le partite cosa sono? Più o meno una ogni settimana come nei campionati? Noi giochiamo ogni domenica, e se il campionato sarà come l'anno scorso ci è capitato di giocare anche mercoledì, anche in trasferta, quindi insomma è un impegno, impegno importante. E anche dopo, se per voi è certamente un impegno atletico notevole, dall'altra parte c'è anche un impegno organizzativo che non è da poco. Non è da poco. E siamo sempre lì, è come dire, il gatto che si morde la coda per questo. Sì, ma sono molto bravi, allora devo dire la verità, ormai Tobi è capitano da più di qualche anno, tiene bene il gruppo, e cerchiamo di stare vicino in più modo possibile. L'altro anno era veramente impegnativo, no? Perché c'erano anche le partite al mercoledì, e uno che lavora andare a giocare mercoledì, andare a giocare. Dobbiamo ricordare anche questo. Non è da poco, no? Andare a giocare ai margini della regione, no? In zona di Pordenone, sia per noi che anche per loro, perché è uguale. Sì, no? Sì, certo. Andare a giocare, no? Alle 7:30, 8 di sera con questi tempi. È quasi una cosa da semiprofessionisti, ecco, anche se non lo siamo. È lo stesso, per certi aspetti, e chiedo scusa, è lo stesso discorso che si fa anche con le compagnie di teatro amatoriali. Sì. Voglio dire, gente che lavora, che poi dà tutto anche per divertire la gente, fondamentalmente questo è anche il vostro ruolo, quello anche di divertire chi viene a vederlo. Sì, dovrebbe essere un divertimento puro, poi qualche volta con questa organizzazione molto caotica, nel senso che, come ha detto il vicepresidente, ci è toccato andare a giocare a Tricesimo del mercoledì dopo magari un'estenuante giornata lavorativa, c'è chi fa l'operaio, c'è chi fa il muratore, c'è chi fa... Qualcuno che anche lo stesso giorno lavora, no? O deve prendere permessi, infatti, o finisce... È un impegno non da poco, al di là del weekend che purtroppo... devi dedicarlo al calcio, però anche durante la settimana dover muoversi, spostarsi, arrivare a casa tardi. Sì. Laddove volevo fare l'ultima domanda, perché mi incuriosiva quello che lei aveva detto, abbiamo ancora un minuto, sul discorso scuole. Sì.
Qual è il core business della questione per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole? Si tenta sempre un coinvolgimento con le scuole, soprattutto per quelli che sono i club di terzo livello, come lo Zaule, ce ne sono 4 di club di terzo livello a Trieste. Il problema è che poi le scuole non rispondono, perché anche per le scuole ci sono responsabilità in capo al direttore, in capo agli insegnanti, quindi nessuno si prende la briga e viene tutto rimesso sempre alla società dilettantistica, che deve tenere i ragazzi, curarli. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, Roberto Serbottini, vicepresidente delle Zaule, Paolo Furlan, segretario, e Tobia Sergi, capitano. Si dice qualcosa di ripetibile? Buon lavoro è sufficiente, in bocca al lupo, se avete qualche altra formula. Va più che bene. Va più che bene. Ci può dire. Grazie anche dell'invito vostro. Grazie. Nessun problema. Grazie davvero, mi raccomando. Ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Telespettatori Tele 4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Nuovo campionamento dell'ARPA sulla riva della spiaggia di Canovella dell'Izopoli per monitorare la proliferazione dell'Ostreopsis ovata, un'alga potenzialmente tossica per l'uomo che può essere causa di problemi respiratori e bruciore alle mucose degli occhi. Presente nelle acque di Canovella de Zoppoli e in un periodo di fioritura che per la stagione non è aspetto raro, soprattutto in zone dove il mare è calmo poiché è circoscritto da conformazioni naturali. Oggi l'ARPA ha eseguito un nuovo campionamento proprio sulla riva della spiaggia di Canovella per riscontrare la quantità presente di cellule dell'alga in mare e se queste sono superiori, inferiori o in linea al rilievo svolto lunedì. Da un primo riscontro visivo sembra che la concentrazione sia ancora importante ma in una fase decrescente. Le analisi di laboratorio daranno tutti i dettagli del caso, ma per il momento la dirigente dell'ARPA ha fornito ulteriori specifiche rispetto alle condizioni per la proliferazione dell'alga, ma anche del suo diradamento. Quest'alga si trova normalmente in queste zone della nostra costiera. In questo periodo dell'anno, quindi generalmente fine agosto, fine settembre, osserviamo sempre delle fioriture, soprattutto in periodi in cui c'è una calma di tipo meteoclimatica, quindi siamo proprio in assenza di vento, in pozze come questa, dove è piuttosto circoscritte, quindi con acqua calma, un buon irraggiamento e una buona trasparenza dell'acqua. L'alga in questo momento si sviluppa. Il momento in cui appunto aumenta la turbolenza del mare, aumenta il vento, l'alga tende a dissiparsi e comunque alla termine della stagione balneare, quindi verso di solito fine settembre, ottobre, quindi il calo della temperatura la fa anche diminuire. Quali problemi provoca il contatto di quest'alga? Quest'alga dà un problema causato soprattutto dall'aerosol che viene generato col movimento delle onde e quindi un problema soprattutto all'apparato respiratorio. Può dare un po' di pizzicore al naso, un po' di bruciore alle mucose degli occhi, comunque in questo momento tutte condizioni che per le persone appunto che non hanno particolari patologie possono diminuire allontanandosi dalla battigia. Nel caso di concentrazioni ancora alte, le misure da poter intraprendere sono inserite in un quadro normativo ben specifico. La normativa prevede che possano essere prese in questo caso dal sindaco diverse misure, che poi possono essere anche l'interdizione della balneazione, oppure possono essere tutta un'altra serie di misure gestionali come avviso alla popolazione, oppure interdizione di una piccola area dell'acqua di balneazione. Sono tutte cose che valuterà poi dopo il sindaco, dopo questi risultati. I militari dell'esercito, agenti della polizia di frontiera, hanno rintracciato in località diverse, ma comunque nelle zone vicine al confine con la Slovenia, complessivamente 61 migranti irregolari. Si ritiene che fossero appena giunti sul territorio nazionale. I migranti sono stati individuati a piccoli gruppi tra Monrupino e Sant'Orligo della Valle. Si tratta quasi esclusivamente di cittadini provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan. Il gruppo più nutrito era composto da 40 persone, rintracciato a Dolina. E stamani nella sede dell'ICS si è fatto il punto sulla situazione degli arrivi a Trieste dalla rotta balcanica. Numeri preoccupanti caratterizzano una realtà che così riassume il presidente del consorzio Gianfranco Schiavone.
Dalla fine di maggio praticamente lo Stato non ha più fatto trasferimenti di richiedenti asilo da Trieste verso il resto del territorio nazionale, trattando questo territorio come se non esistesse, quindi come se i richiedenti non esistessero e come se in fondo anche i cittadini non esistessero in questo territorio. Siamo arrivati all'incredibile numero di 500 persone abbandonate. Per il resto aumentano chiaramente i minori non accompagnati, aumentano le famiglie, aumentano i casi vulnerabili, aumentano i malati, aumentano le situazioni, diciamo, nelle quali una catastrofe, cioè si delinea una catastrofe umanitaria, però artificiale, volutamente costruita a tavolino con una irresponsabilità pubblica che io non ho mai visto nella mia vita così evidente. La replica del sindaco di Piazza sulla situazione dell'emergenza arrivi migranti dalla rotta balcanica, che specie nell'ultimo periodo dormono di notte in Piazza Libertà, appena rinnovata e ristrutturata dall'amministrazione comunale. Se lei diceva l'emergenza migranti, quanto costa al comune pulire ogni giorno con tante squadre delle ITS che vanno in Piazza Libertà? Quanto costano questi migranti? Ma lo diciamo una volta per tutte, costano miliardi di euro. Allora sto dicendo, tutti parlano, e perché non facciamo questo, e perché non facciamo quest'altro, ma perché non diciamo che spendiamo 2-3 miliardi all'anno per queste persone che arrivano qua e che mettiamo a disposizione? Quanto costa ogni mattina pulire Piazza Libertà? Gli ho messo tutti i servizi, naturalmente i cestini, eccetera, queste vengono nella situazione, li portano a mangiare e questi buttano per terra, no, naturalmente, perché non hanno l'educazione che abbiamo noi. E ogni mattina, quest'anno, questa mattina quando c'erano quattro camion, più i vigili urbani, più la Polizia di Stato, più i carabinieri, quanto costa tutto questo? No? Perché di solito siamo sempre capaci di criticare, anche oggi ho visto sul giornale, poveretti, dormono, topi, eccetera. Chissà perché, però hanno sempre i telefonini carichi. Io per caricare il telefonino la sera lo devo mettere in ricarica, no? Allora sto dicendo, siamo capaci sempre di lamentarci, ma qualche volta dovremmo anche dire quanto costa. Senta, una situazione di sporcizia l'abbiamo verificata invece anche al Ferrini, ieri lei era con l'assessore Lodi in sopralluogo, qualche novità? Sì, lì vanno a giocare a cricket, no? Sai che questi, proprio questi che sono abituati nei loro paesi a giocare a cricket, vanno lì. Allora sono andato lì, abbiamo 1,2 milioni a disposizione che ci ha dato la regione, adesso parlerò naturalmente con i miei uffici e vediamo di mettere a posto anche quel campo. Ricordo sempre ai cittadini che eravamo primi in Italia all'inizio degli anni 2000 con tutti i campi rifatti in erba, poi sono andato via, sono ritornato, erano scadute tutte le omologazioni, li abbiamo rifatti, adesso manca ancora il Ferrini, per cui faremo anche questo Ferrini, anche se ho visto che, ripeto, vanno più che altro a giocare, non è che c'è vandalismo, è tutto rotto, sì, perché entrano e c'è tanto sporcizia, adesso farò pulire, però bisogna rimetterlo a posto, insomma. Anche E il sindaco di Piazza sarà ospite domani della puntata di Sveglia Trieste e quindi sarà con noi, credo, per dalle 8 alle 10. Quindi appuntamento con il sindaco di Piazza a Sveglia Trieste. Adesso andiamo però a vedere quello che succede proprio al Ferrini. Ce ne parla sempre Bernardo Gulotta nel prossimo servizio. Assessore De Gavardo, operazione di questa mattina della Polizia Locale al Campo Ferrini, che è diventato un punto molto attenzionato, strettamente attenzionato da questa giunta. Assolutamente sì, questa mattina la Polizia Locale, come diceva giustamente lei, è intervenuta al Campo Ferrini. Si è trattata di un'operazione condotta dal Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale. Alle 6:30 questa mattina un paio di pattuglie hanno sgomberato completamente il campo e gli spogliatoi. L'operazione nasce da un'attenzione ascolto dei rioni di Chiarbola e Ponziana, che più volte avevano richiesto sicurezza e evidenziato presenze sia diurne che serali che notturne all'interno del campo e degli spogliatoi. Questo servirà anche come effetto deterrente per successive eventuali violazioni di edifici pubblici, questo di certo. D'altra parte è già in animo di questa amministrazione provvedere a una manutenzione, un ripristino del campo il prima possibile. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, c'è per noi l'ispettore Schillani. Buongiorno ispettore, le cedo subito la linea. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
Allora, per quanto riguarda la mattinata, abbastanza impegnativa per noi, ma nulla di rilevante o degno della cronaca. Per quanto riguarda la viabilità, ribadisco che il corso Cavour è stato riaperto già nella nottata, quindi in direzione Piazza Libertà si transita su entrambe le corsie, quindi questo problema è stato risolto. Rimanendo sempre in zona Rive, ricordo che alle ore 13 verrà chiusa e interdetta l'area di parcheggio intorno alla stazione marittima per l'arrivo delle navi del crociera. Siamo già sul posto, la zona viene chiusa e dovremo effettuare gli sgomberi. Per quanto riguarda alcuni rallentamenti, li abbiamo in strada provinciale 1, all'altezza di Basovizza, con l'intersezione con il sentiero Ressel in direzione Trebiciano-Padriciano, c'è stato un incidente, siamo sul posto, nulla di grave, ma c'è ancora da fare la pulizia della carreggiata, quindi ci potrebbero essere dei rallentamenti. Ricordo ancora per i cantieri che la via Campanella, altezza Civo 65 chiusa, rimarrà chiusa fino a domenica 27. Ci sono dei lavori di potatura, di sfalcio degli arbusti in strada del Friuli dopo il faro, anche domani mattina potrebbe esserci dei rallentamenti in zona. E poi ancora un appello per fare attenzione, hanno ripreso vari cantieri in città, quindi ci sono la segnaletica mobile di divieto in varie zone come Via Ronchetto, Madonnina, Polonio e altre zone, comunque non vi faccio tutto l'elenco, quindi fare attenzione ai cartelli mobili che vengono posti di volta in volta. Con questo restituirei la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Adesso apriamo la pagina dello sport. Vittoria per 5-1 della Triestina contro il Primorie di Aidursina nell'ultimo test prestagionale prima dell'esordio in campionato lunedì 4 settembre al Rocco contro il Trento. Tele4 vi proporrà la partita contro il Primorie stasera alle 21.05. Ma vediamo il servizio. Attacco alla ribalta nell'ultimo test prestagionale prima dell'esordio in campionato, lunedì 4 settembre con il Trento. Il 5-1 con il Primorie di Aidussina, squadra che milita in Serie B slovena, scaturisce però dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa sul campo di Bisogliano. Gli sloveni dell'ex alabardato Milan Andelkovic passano in vantaggio poco prima della mezz'ora, concludendo un contropiede dimostrando corsa e qualità offensive. L'Unione, dopo aver centrato la traversa Corredan, trova il pareggio poco prima dell'intervallo con El Azrak, che sul suggerimento in verticale del neoentrato Celeghin parte verso la porta bucando la difesa avversaria. Nel secondo tempo, al quarto minuto, l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Triestina per un tocco di mano in area sul dischetto Valescano, che angola bene il tiro e il tocco del portiere non basta ad evitare il 2-1 dell'Alabarda. La squadra di Tesser macina gioco e continua a produrre occasioni da rete nella cornice carsica, in cui esordisce anche il centrocampista ex Coper Correia, che porta in dote qualità tecniche e grande muscolarità. La terza rete arriva su corner grazie a un'incornata da lontano dello stesso bomber argentino, un colpo di testa come non se ne vedono molti, che frutta la terza rete. E ancora Celeghin ad innescare l'azione del quarto gol, un pezzo di bravura di Redan che, saltato l'uomo, si incunea fra due avversari e fulmina di classe l'estremo difensore. E proprio l'olandese, la grande promessa di questo campionato, se dovesse confermarsi a questi livelli anche in Serie C, potrebbe essere l'uomo in più per un campionato di vertice. E sempre lui, su un recupero palla conseguente al pressing, a realizzare il gol del definitivo 5-1. Ora una settimana e mezza di allenamenti a testa bassa in vista della prima gara ufficiale a Rocco. E nel dopo partita ha parlato il bomber italo-argentino dell'Unione Facundo Lescano. Sì, guarda, siamo un gruppo nuovo, come ti avevo detto qualche settimana fa, abbiamo fatto tante amichevoli e che penso che il modo migliore per allenarsi è giocare. E in qualche amichevole abbiamo fatto bene, qualcuna un po' meno, però è normale con i carichi di lavoro in ritiro così. E oggi stiamo un po' meglio, anche abbiamo già trovato qualche giocata anche migliore con i ragazzi nuovi e quindi niente, siamo contenti. Adesso da domani cominceremo a pensare al Trento. Tante volte si pensa al bomber come quello egoista, invece mi piace di te che spesso torna ad aiutare la squadra, lo si vede in diverse situazioni. Il sacrificio è un elemento fondamentale per un gruppo. Sì, qua siamo tutti uguali, tutti giocatori, ovviamente chi ha più esperienza e chi meno. È giusto che io che faccio l'attaccante, è normale che il mio compito è fare gol, però io sono un giocatore che dipendo tanto dai miei compagni, quindi è giusto che io devo dare una mano a loro. E poi loro dovranno essere anche bravi a aiutare me, a darmi i palloni giusti
Però sì, è giusto che ci diamo una mano a vicenda. Il mister voleva tanto l'aumento della velocità del giro palla e anche del gioco in verticale. State migliorando in entrambe le situazioni? Sì, sì, oggi un po' meglio, ti ripeto, l'avversario era quello che era, anche se il primo tempo avevano ancora un po' di gamba, il secondo poi sono un po' crollati anche dal caldo. Però stiamo lavorando, il mister ci chiede questi concetti e speriamo che mano a mano, col tempo e la fiducia, di farli sempre meglio. L'intesa con Redan, con gli Azraq, sembra funzionare parecchio. Sì, sì, ragazzi, sono abituati a un altro calcio. Ecco, io sono stato in Olanda 6 mesi a giocare, quindi più o meno so da dove vengono e quindi sto cercando insieme ai miei compagni di dare una mano loro, però hanno delle qualità e le devono tirar fuori adesso anche che iniziano le partite importanti, ma piano piano li stiamo cercando di integrare e di aiutare. Presentazione congiunta ieri a Muggia per le squadre della Zauler Abuiese e della Primavera della Triestina, una sinergia per favorire la crescita dello sport sul territorio. Un evento che supera i campanilismi, premia gli investimenti sullo stadio Zaccaria e intende garantire un futuro solido alle realtà sportive. Le parole del sindaco di Muggia Paolo Polidori ieri così hanno suggellato la presentazione congiunta delle squadre dello Zauler Abuiese e della Triestina Primavera, attese fra pochi giorni dall'inizio dei rispettivi campionati l'Eccellenza e Primavera 4. Le due società, come hanno sottolineato i vertici, hanno stretto un rapporto di collaborazione in un'ottica di crescita sul territorio. La nostra presenza a Muggia, ha sottolineato il club manager alabardato Giambattista Domestici, è legata al problema degli spazi, ma ha appunto una valenza simbolica in un clima di inclusione, laddove il presidente dello Zauler Abuiese Luigi Giani ha a sua volta rimarcato la necessità di una nuova legge sullo sport che vada a riformare il dilettantismo al momento schiacciato dalle pesanti limitazioni al volontariato. Sia come sia, ieri in piazza Marconi a Muggia è stata una serata di festa e di amicizia. Zauler, fra l'altro, sarà in campo già sabato per l'impegno casalingo contro una formazione di Lignano per Coppa Italia. Andiamo adesso al meteo, vediamo la situazione generale intanto. L'anticiclone nordafricano persisterà sul Friuli Venezia Giulia fino a domenica, in seguito affluirà aria più fresca dal nord Europa. Per domani dunque si prevede cielo in prevalenza sereno, farà ancora molto caldo, sulla costa al mattino soffierà borino a est che favorirà minime elevate. In giornata venti a regime di brezza, sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale. Vi ricordo l'appuntamento con Trieste in diretta alle 18 con il telegiornale alle 19.30 e alle 21.05 con la partita della Triestina contro il Primorie. E già che ci sono, vi ricordo ancora, domani ospite in studio di Sveglia Trieste il sindaco di piazza. Buon pomeriggio a tutti e a più tardi.